Splende il sole sullo stadio, terreno di gioco in condizioni perfette, davvero ideale per una grande sfida. Un saluto dalla coppia Pardo Adani, pronta a raccontarvi le emozioni di questo match sulle frequenze di EA Sports. Match che ci dà modo di vedere l'opera Black Cats e Beast. È sempre un piacere, Pierre, essere qui in tua compagnia, dei nostri amici e amiche a casa. È proprio a loro che mi rivolgo. Ragazzi, volete assistere a un bel match? Beh, rimanete sintonizzati qui, perché abbiamo quello che fa per voi. Si fa largo della tre quarti avversaria. Tiene palla per far salire la squadra. Valverde. Potrebbe andare al cross. Palla in fallo laterale. Tekir la mette in mezzo. Buono l'intervento del difensore che spazza via. Riflettori puntati su Fekir, giocatore che quando si accende sa fare la differenza. È bravo negli inserimenti, da dietro sa arrivare col tempo giusto, sa sfruttare gli spazi, sa andare al tiro. Insomma, Pier, parliamo di un giocatore completo, Si spingono in avanti Black Cats. Occasione per il vantaggio. Si mette sulla traiettoria che si era fatta molto complicata. Dalbea. Sbaglia la misura del passaggio. Cerca la profondità qui. Buono il tocco dentro. Ottimo l'intervento del portiere. Buona lettura dell'azione, ha intercettato bene il passaggio. Sale Canales. Parata eccezionale questa. Cross verso il centro dell'area. Ed è rete che apre le marcature, hanno concretizzato la loro supremazia territoriale. Rivediamolo il gol, tutto è nato da questo tiro dalla bandierina. Una deviazione aerea perfetta che ha gonfiato la rete alle spalle del portiere. Hanno aperto le marcature con questo gol, 1-0. Possibilità per il cross. Ci pensa lui a spazzare via. Lo vede? Ottima lettura sull'azione pericolosa. Protegge palla col corpo. Ottimo il tackle in area di rigore. Ecco Bruno Guimaraes. Hanno il pallone che può valere la parità. Attenzione, questo è il gol che vale la parità. Siamo di nuovo in parità grazie al gol dell'1-1. Pedrinho. Si fa vedere in avanti. Prova a rubargli il pallone. Intervento sicuro del portiere che allontana. Tekir. Occhio a Iñaki Williams. Efficace qui il tackle, possesso palla recuperato. Alexandro. A metri davanti a sé, attenzione. C'è spazio per il traversone. Ecco Alexandro. Possesso regalato. Intercettano bene il pallone. Prova con questo filtrante, può nascere qualcosa. È un gol pesante, sono a +1 sugli avversari.
si è fatto trovare puntuale all'appuntamento con il gol. Ha infilato il portiere da sottomisura. Il punteggio adesso è di 2-1. Buono il recupero, possono ricominciare. Contrasto efficace, palla che esce, sarà rimessa. Fin qui non c'è stato un grande possesso palla da parte della formazione ospite. La dimostrazione di come nel calcio a volte i numeri lasciano il tempo che trovano, Pier. Vanno saputi analizzare, non basta tener palla. Alla fine quello che conta è buttarla dentro, e loro l'hanno fatto. Grande recupero. Morales. Mikel Merino. Mikel Merino. Ha molto spazio per andare. Dobbiamo rivedere il nostro giudizio, azione che sfuma. Gerson. Giro palla in attesa che si aprano gli spazi. Entrata efficace sul pallone. Sergio Canales. Palla per Iñaki Williams. Opportunità per il cross. Poco convinto in questo intervento. Lascia lì il pallone. Occhio al pallone filtrante. Palla che giunge a destinazione. Errore clamoroso, potevano essere a più due a questo punto. Match che resta apertissimo, avversari che potrebbero approfittare del momento per rifarsi sotto. Un minuto, questa è l'entità del recupero. Capisce tutto, intercetta il passaggio. Arriva il finale di questa prima frazione che si chiude dunque sul risultato di 2-1. Una buona prima frazione di gioco che l'ho visto. Secondo tempo che è appena iniziato, risultato favorevole ai Beast. Gerson. Pedrinho. Guimaraes. Fanno girare palla in attesa del momento giusto. Difensore che ferma tutto, sfuma il tentativo avversario. Valverde. Palla per Iñaki Williams. L'assistente ha alzato la bandierina segnalando la posizione di offside. Complimenti davvero, Pier. Molti qui non si erano accorti di nulla. Sembrava tutto buono. Gerson. È in buona posizione. È tutto solo. Intervento fondamentale in area di rigore. Palla che arriva dalle parti del portiere. Tekir. Ottima visione di gioco qui. Attenzione, occasione importante. Potrebbe essere il gol del pareggio. Allontana il difensore su questo tiro. Palla riconquistata, possono ripartire. Pallone buttato via. Può correre lungo la fascia. Pericolo scampato per il momento. Ottimo lavoro difensivo. C'è spazio per la ripartenza. Difesa lenta a rientrare. Ripartenza che può essere pericolosa. Interviene con decisione, spedendo il pallone in out. Williams. Cross che viene intercettato. A metri per correre sulla corsia. Palla gol questa. Recupera in area, recupero importante.
palla che viene recuperata dal portiere. Pallone riconquistato, possibilità. Occhio al tentativo in campo aperto. Occasione per il contropiede, possono far male. Se la cavano, possono tirare un sospiro di sollievo. Può avvicinarsi alla porta. Attento in questo frangente, recupera palla. Valverde. La legge bene e allontana. Porta palla lateralmente. Occhio alla conclusione. E c'è il gol. Portiere battuto ancora. Due reti di vantaggio adesso. Quarto gol della gara che fissa sul 3-1 il punteggio. Pedrinho. Spazio per il cross. Ho perso il conto dei passaggi, molto bravi qui, fanno correre a vuoto i difensori. Continua il tiki-taka alla ricerca del momento giusto. Azione che si ferma per fuori gioco. Sembrava tutto buono, eh? A molti sarebbe sfuggita. Ecco il cambio per provare a rimettere almeno in parità la gara. Recupera una palla. C'è il recupero di Alessandro. 600 secondi da giocare ancora. Vediamo che decisione prende l'arbitro. Pedrinho. Ottima qui la giocata. Contrasto decisivo questo. Ottima la lettura del difensore che ha capito tutto e ha recuperato il pallone. Giocata interessante per il compagno. C'è la bandierina alzata dell'assistente, dunque fuori gioco. Sembrava aver preso bene il tempo la difesa, Pierre invece no. Pochi centimetri e lo sforzo vanificato. L'allenatore vuole cambiare qualcosa. Gerson. Occhio a questo lancio. Si aggiusta il pallone, pronto per il calcio d'angolo. Difensore in difficoltà qui, attenzione. Risolve il problema. E siamo entrati dunque negli ultimi due minuti. Juri. Grande apertura. Morales. Dalbea. È entrato bene qui con decisione. Cala il sipario sul match, colpo esterno della formazione ospite. Vincere e convincere, questa era la loro missione.
sta per iniziare. Atmosfera splendida sugli spalti, speriamo che anche lo spettacolo sia all'altezza. Pierluigi Pardo, Lelia Dani pronti, EA Sports, altro grande appuntamento di grande calcio con tanta qualità. Match che vede di fronte Beast e Mad Lads. Ciao Pier, sai che io sono sempre disponibile quando c'è da assistere a una partita di calcio e voi amici a casa ascoltate il mio consiglio, rimanete incollati al video, non ve ne pentirete. Correa, pallone che finisce in fallo laterale. C'è spazio per Jordi Alba, va in porta, parata eccezionale questa. Palla messa in mezzo, brutto rinvio, attenzione, c'è ancora la possibilità. Potevano far male da lì. Guimaraes. Grande tempestività di questo intervento. Fanno girare palla in attesa del momento giusto. Attenzione perché questa può essere l'azione che vale il vantaggio. Nulla da fare, palla che non riesce a trovare la porta. La posizione era interessante, il tiro sembrava buono, Pier, ma sfortunatamente per lui è uscito di poco. Allan. João Cancelo. Valverde. Intercetta il lancio e riconquista il pallone. È in buona posizione. Non può fallire, attenzione. Suggerimenti in area. Alessandro. D'Albert. Gol! E la sbloccano. È arrivato il primo gol del match. Rete che cambia l'inerzia della partita. E ora? E cercheranno di fare un altro o fanno difese contropiede? Rivediamola, la parte finale dell'azione che ha portato al gol. Come vediamo ha affrettato il portiere con questa conclusione da distanza davvero ravvicinata. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. C'è la rimessa con le mani. Pedrinho. Doria. Vediamo cosa fa ora. Che col pulito sul pallone. Buono il recupero, possono ricominciare. Occhio al possesso dei Beast. Azione che sfuma e minaccia sventata. Allan. Occhio a Gabriel Jesus. Valverde. Gabriel Jesus. Parte il tiro. La parata del portiere che non si lascia sorprendere. Ferma tutto il difensore, bravissimo qui. Gran palla dentro. Carrasco. Hanno il pallone che può valere la parità, attenzione. Neto dice di no. Provano a riaffacciarsi davanti dopo aver rischiato parecchio. Si aggrappano i loro tifosi per cercare il gol del doppio vantaggio. C'è bisogno della loro spinta per superare questo momento. Guadagna metri. Fuori gioco, è tutto fermo. Chiamata al limite questa, l'assistente non ha avuto però dubbi. Se sei oltre l'ultimo difensore fuori gioco, non importa se di un metro o di pochi centimetri, come in questo caso. Controlla il possesso del pallone. Occhio all'avanzata dei Mad Lads. Correa. Protegge bene il pallone. Attenzione al tiro. C'è la ribattuta. Occasione della bandierina per i Mad Lads. L'appoggia al compagno vicino.
può ricevere la posizione interessante. Ecco Allan. Valverde. Tempismo perfetto, ferma l'azione avversaria. Correa! Tiro violentissimo, ma grande risposta del portiere. Palla in out, calcio d'angolo. Non riesce a spazzarla via. Pedrinho. Recupero ruvido ma efficace di Jordi Alba. Evidente supremazia territoriale degli ospiti negli ultimi 15 minuti, con percentuali altissime di possesso palla. Stanno attaccando pieno organico, anche a costo di rischiare qualcosa dietro. Hanno ragione, Pier. Se continuano a tenere questi ritmi, possono pareggiarla da un momento all'altro. Intervento che spedisce il pallone in corner. Batte corto. Valverde. Allan usa bene il corpo per proteggersi, può crossarla nel mezzo, palla che rotola via. Ottima la scelta di tempo, recupera il pallone. Occhio a Gabriel Jesus. Palla che si infila dopo il tocco sulla traversa. Hanno verticalizzato alla perfezione in occasione del gol, tagliando in due la difesa con questo lancio filtrante. Ma poi calciato forte dalla media distanza e il portiere non ha avuto il tempo di intervenire. Hanno pareggiato, dunque, 1-1. Si giocherà per altri 60 secondi. E l'arbitro dice che può bastare, i primi 45 minuti di gioco si chiudono sul risultato di 1-1. Comincia la seconda frazione di gara. Gabriel Jesus. Cercano col tiki-taka il momento giusto. Palla allontanata ma non è finita. Potevano far male da lì. Dalbea. A campo a disposizione. Riconquistano palla bene, interrompendo una potenziale occasione da rete. Allan. Servito Militao. Primo tempo incoraggiante il suo, giocato su livelli interessanti. È stato tra i protagonisti nella prima frazione. Questo è, e non solo per il gol con cui ha dato il pari alla sua squadra a pochi minuti da riposo. Per lui anche tanto movimento. Ottima lettura. Messito male qui il pallone. Carrasco. Il tocco per Jordi Alba. Vince il contrasto e recupera il pallone. Può metterla dentro. Allan. C'è il tocco su Allan. Buono il lancio, smarcante. Occhio al pallone per il possibile vantaggio. Ha sbagliato un pallone facile facile. C'era comunque la posizione irregolare. L'aveva combinata grossa, Pier. Era davvero difficile non inquadrare la porta da lì. Si preparano al cambio. Alessandro ha sui piedi il pallone del vantaggio. Grande tackle che sventa il pericolo. Rafinha.
C'è fuori gioco. L'arbitro si fida ovviamente dell'assistente. E ha fatto bene. Era oltre l'ultimo difensore, anche se sfido chiunque ad accorgersene a velocità normale. Guimaraes. Impostano con calma, non hanno fretta di accelerare. Dice di no, tuffo prodigioso. Chance su calcio d'angolo da sfruttare per passare in vantaggio. La reazione dei tifosi è tutto un programma. Attenta qui la difesa. Sfuma l'occasione. Ottima qui l'imbucata. C'è spazio per lui. Ha sbagliato a tu per tu col portiere, palla fuori di poco. Ha pensato solo a calciare di potenza. E la precisione? C'è un cambio. Interrompe l'azione e recupera palla. Morata. Tiro che non ha creato problemi al portiere. Potenza sì, ma zero precisione. È andato direttamente in porta quando forse c'erano soluzioni migliori. Occhio al possesso dei Beast. Alla palla del vantaggio. E c'è il gol. Passano nuovamente a condurre. E rivediamo ancora il gol. Ha superato bene il proprio marcatore. Non ha davvero lasciato scampo al portiere con questa botta dalla media distanza. Il punteggio adesso è di 2-1. Calibra male il passaggio. Occhio all'avanzata. Interviene proprio all'ultimo e salva. Ancora un quarto d'ora da giocare. Per i padroni di casa, percentuali di possesso palle inferiori rispetto a quelle degli avversari. Ma questo dimostra che nel calcio non è sempre importante avere il possesso palla, ma sono le occasioni che ti procuri che fanno la differenza. Poi non vale l'equazione che chi tira di più